Da questa mattina sul balcone del municipio di Ravenna, via la bandiera belga a mezz'asta, al fianco di quella d'Europa, d'Italia, di Ravenna. Una decisione presa dal sindaco Matteucci dopo i tragici attentati rivendicati dall'ISIS che hanno sconvolto Bruxelles. Il primo cittadino in apertura del Consiglio Comunale di questo pomeriggio ha voluto ricordare le vittime di questa drammatica giornata e sottolineato che nessuna città è a rischio zero, ma a Ravenna l'allerta è alta e il terrorismo qui non riuscirà a mettere radici. Questa mattina il terrorismo ha colpito morte nel cuore dell'Europa, colpito nuovamente la morte nel cuore dell'Europa. Bruxelles in queste ore è stata messa sotto attacco da alcuni violenti attentati che hanno provocato vittime, feriti e lutti. La lotta per annientare il terrorismo deve essere implacabile, globale e intelligente. Oggi il cuore di Ravenna è a Bruxelles, città dolorosamente ferita che adesso piange di essere morti. Ho subito disposto che le bandiere al balcone del municipio fossero esposte a mezz'asta in segno di lutto per questa ennesima strage. Lo scontro, a mio parere, non è e non deve essere fra l'Occidente e l'Islam. Lo scontro è fra diritti universali dell'uomo e fondamentalismo che distrugge i diritti delle persone. Contro questo terrorismo è necessario anche l'uso della forza, ma anche quando useremo la forza non lo faremo mai come lo fa il nemico che dobbiamo combattere. Questo criterio vale per le azioni della comunità internazionale per distruggere l'ISIS e vale ugualmente per difendere il nostro paese e le nostre città. Non ci sono nazioni a rischio zero, come ci ha ricordato in queste ore il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. A Ravenna non c'è un valore specifico, ma come vale per tutti i paesi europei, questo vale anche in Italia non c'è nessuna città a rischio zero. Come è noto da tempo, una decina di terroristi internazionali hanno avuto contatti con la Ravenna. L'ultimo, di cui abbiamo avuto notizie, è il cittadino pakistano raggiunto da un ordine di cattura in carcere perché già arrestato per altri motivi 3 anni fa. Nessuno di loro è riuscito, io aggiungo, nessuno di loro riuscirà a mettere radici a casa nostra. A Ravenna, nel controllo del territorio, la guardia è stata alzata da tempo e per tempo. Questo è il risultato della collaborazione fra l'intelligence, la prefettura, la procura della Repubblica e le forze dell'ordine. In tutte le città vanno scovati, reclutati e puliti i punti di appoggio logistici delle cellule terroristiche. Poi, in tutte le città italiane vanno individuate le frange forti.